Il riepilogo delle notizie di questa giornata, mercoledì 16 di febbraio. Benvenuti, il notiziario di Senigallia Notizie. Incidente di Serra dei Conti, la procura apre un fascicolo per omicidio stradale. Proclamato il lutto cittadino a Monturano, dove viveva il sedicenne Giuseppe Lenoci. Senigallia al via dal 2024 le gare per la concessione delle spiagge. Il Consiglio dei Ministri vota all'unanimità, preoccupazione e dubbi tra gli operatori. Dal 1 gennaio 2024 le concessioni saranno dunque assegnate tramite gara pubblica, anche se viene specificato che quelle concessioni già assegnate tramite selezione pubblica e nel rispetto delle regole UE non andranno all'asta. Su questo punto però al momento c'è poca chiarezza. Il parco che vogliamo, riqualificazione del bosco urbano della Cesanella, un progetto del gruppo della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Senigallia. Oggi si sente la necessità di nuovi legami, anche se rimane tutto da stabilire che cosa ciò possa significare. Tuttavia bisogna sforzarsi di trovare nuove formule per ripensare il futuro, perché ci troviamo in un mare aperto, senza direzioni, senza obiettivi, ognuno per sé, da soli, ad affrontare un mare agitato e pieno di insidie. La Giunta Olivetti, nella seduta del 15 febbraio scorso, ha approvato il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di 2 blocchi di loculi prefabbricati, 32 loculi per ciascun lotto, presso il cimitero di Montignano. Summer Jamboree 2022 a Senigallia, la firma sulla convenzione vale oltre 500.000, 9 giorni di festival in esclusiva per l'estate cittadina, a fronte di un investimento di Regione Marche e Comune, che cerca altri fondi. Collegamento pedonale ciclabile sul lungomare di Cesano. La frazione di Senigallia lo attendeva da anni. La giunta Olivetti ha approvato una pratica grazie alla quale finalmente la frazione di Cesano avrà il collegamento pedonale ciclabile del lungomare, atteso da oltre 20 anni. Le notizie dalla Regione Marche. Il terzo settore della regione in prima fila con un nuovo progetto Facciamo Rete, 58 associazioni del terzo settore delle Marche in rete per offrire servizi di assistenza alla comunità. Un progetto di cui la Regione Marche ne va veramente orgogliosa, perché già nel titolo c'è la visione politica che la Regione comunque si è prefissata, cioè dell'importanza del fare rete tra associazioni del territorio, perché ovviamente facendo questa nuova progettualità riusciamo a coinvolgere un grandissimo numero di associazioni, ma anche quelle associazioni magari che da sole non riuscirebbero a partecipare a progetti così importanti. Con questo progetto hanno partecipato ben 58 associazioni del nostro territorio, e quindi un numero importante, ma soprattutto questo progetto ha anche una finalità di grande rilievo umano e di grande importanza, perché è diretta ai più fragili. L'insieme delle associazioni che si mettono a servizio del cittadino con una rete molto stretta per non lasciare indietro nessuno. Le 58 associazioni con oltre 800 presidi sul territorio sono un punto di riferimento per il cittadino marchigiano e lo vogliono essere con forza. Abbiamo cercato di metterci insieme grazie a questo finanziamento della Regione Marche, finanziato poi comunque dal Ministero delle Politiche Sociali, per riuscire a razionalizzare le nostre forze, perché è naturale che la pandemia ha colpito anche il mondo del volontariato, ma mettendoci insieme riusciamo a dare un servizio di prossimità a tutti i cittadini marchigiani. 3 macro aree di importanza principali, che sono quelle della povertà estrema, del servizio al cittadino di prossimità e quello del stesso sostegno alle associazioni di volontariato. In questa maniera si riesce a razionalizzare le nostre forze e a dare tutti i tipi di servizi ai cittadini marchigiani che sono colpiti da questa pandemia, che viene dopo un periodo della post-sisma e che attualmente, ad esempio, si va ad acuire con il caro bollette, perché comunque dati nazionali ci prevedono un aumento della nostra vita per circa 1.500 euro a famiglia a livello familiare. Insomma, dunque, ecco, è importante che queste associazioni riescano a sostenere il cittadino. Cambiamo argomento. Covid-19, questo è un momento di discesa dei contagi, le Marche sono ancora in zona arancione. Che tipo di dialogo intende avere la regione con il governo rispetto a questa situazione? Oggi noi nella nostra regione abbiamo un numero di terapie intensive, una percentuale di terapie intensive che è praticamente intorno al 16-17%.
una discesa nell'ultimo mese di 10 punti percentuali, che determina gli effetti di una pandemia che in questo momento sta scemando. Io credo che in maniera intelligente il governo, come anticipato ormai 3 settimane fa dai governatori in una richiesta, avrebbe dovuto prendere atto di questa fase e passare a una fase successiva, dove si tolgono le classificazioni a colori e si restituisce un po' di serenità e una prospettiva di normalità al territorio, che ha molto bisogno in termini di soprattutto anche rilancio economico e di socialità. Mi permetto di dire che ho notato, e l'ho fatto notare a Speranza, c'è una difformità nei dati che noi trasmettiamo e che sono pubblicati anche sull'Acenas e i dati invece che vengono trasmessi al Ministero della Salute. Sia il giorno che siamo diventati arancioni, sia la settimana successiva c'è una discrepanza che abbiamo fatto notare, che nel momento in cui andavamo arancioni non faceva la differenza, perché eravamo comunque come terapie intensive sopra il 20%, ma eravamo dati al 26% piuttosto che al 23%. Nella settimana scorsa invece eravamo al 19,5% e venivamo dati oltre il 20%, quindi questo potrebbe essere importante per i 15 giorni di rientro che ancora vengono applicati al Ministero. Il nuovo e usato fotografico garantito è solo da Zona Immagine e su zonaimmagine.it. Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony e tanto altro. Tutte le marche di fotocamere, videocamere e tutti gli accessori. Vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico. Leonardo e Simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento. Zonaimmagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di Senigallia in via Piave 25. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC, ci riconosceremo al volo. Le nostre rubriche, cominciando da Una foto al giorno, lo scatto di oggi di Patrizio Cardellini dal titolo Un po' di natura lungo il fiume Cesano. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, chi avrà ottenuto più like riceverà 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Le previsioni del tempo di giovedì 17 sulle Marche: cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13 gradi, la minima di 2. I venti saranno moderati e il mare poco mosso. Vi segnalo anche la farmacia di turno: nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio è la farmacia Manocchi in Piazza Roma, a Senigallia. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.